Il gelo di queste ore, il buio, il rumore dei treni che sopra binario 21 continuano a partire dalla stazione centrale. Sembra la location di un film, e invece è tutto vero, perché da qui, negli spazi dove meritoriamente sta nascendo il memoriale della Shoah, partirono il 30 gennaio del 44 e nei mesi successivi migliaia di ebrei, in maggioranza milanesi e lombardi, in 23 convogli, destinazione Auschwitz. Per il 16° anno la comunità di Sant'Egidio organizza la memoria della deportazione, il 30 gennaio, invitando testimoni come Liliana Segre, il rabbino capo, il presidente della comunità ebraica di Milano Yarak e le figure di riferimento del mondo della resistenza, ma soprattutto centinaia di ragazzi, oltre 400 quest'anno, con i loro insegnanti. Ed è a loro, i cittadini di domani, che si rivolge a Monsignor Giovanni Barbareschi, prete partigiano incarcerato a San Vittore dai nazifascisti, ribelle per amore, giusto tra le nazioni, per aver contribuito a salvare oltre 2000 ebrei. Grazie giovani, se siete qui, innamoratevi della libertà, difendete la vostra libertà, amate la vostra libertà, perché solo un uomo libero è veramente un uomo. Parole le sue che muovono gli applausi e gli occhi lucidi, come il monito che viene dai rabbini Arbi Belaras, il canto struggente, testamento, composto a Birkenau dal padre di Jovica Jovitz, che ricorda come nei lager morirono Rom e Sinti per il loro porraimos, lo sterminio degli zingari, Shoah nella Shoah. È un segno molto importante. Dobbiamo anche tenere conto dei segni contrari, purtroppo, perché c'è stato... Insomma, sono alcune indagini che parlano di un risorgere dell'antisemitismo e questo chiaramente non dobbiamo far finta di non vederlo, però sicuramente la presenza di tanti ragazzi è straordinaria.